Ciao ragazze, allora, il look che vi propongo oggi è un look che tende a dare risalto, soprattutto agli occhi marroni, perché ho utilizzato un colore blu, blu, non proprio blu navy, però diciamo un blu azzurro scuro, non celeste, ma neanche blu navy, una via di mezzo, molto molto luminoso, e questo è il risultato che ho ottenuto. Ve lo faccio vedere un attimo. Questo è il risultato che ho ottenuto io. È molto semplice, molto luminoso, appunto è sui toni del blu e ho messo anche una linea di matita verde metallico perché sapete che io senza il verde non esco. E niente ragazze, io spero che il look vi piaccia e spero che lo vediate bene anche con le luci, perché ho aggiunto un paio di luci. E niente, ora scappo, vi mando un bacione. Godetevi il tutorial, ciao! Iniziamo con lo stendere la nostra base. Su tutto l'occhio. Un pennarello da sfumatura, come questo. Vado a prendere una terra di questo colore qua e vado a fare la mia ombra sopra la piega dell'occhio. In questo modo l'occhio avrà una certa profondità. Adesso con un pennello piatto bagnato vado a prendere un colore blu. Io utilizzo questo. E lo applico su tutta la palpebra mobile, lasciando un piccolo spazio all'inizio. Riprendo il mio pennello da sfumatura che ho utilizzato prima e vado a sfumare nella piega dell'occhio il colore insieme al marrone. E lo porto un po' in fuori. Ok, ora prendo un color carne, come questo. Questo color carne qua, molto molto chiaro rispetto al mio tono di pelle, per andare a fare il mio punto luce proprio sotto le sopracciglia. Ovviamente è un color carne matte, opaco. Vado poi con lo stesso colore a dare un punto luce nella parte interna dell'occhio che avevamo lasciato libera. E lo applico anche nella parte sotto all'inizio dell'occhio.
Adesso prendo una matita verde, un verde metallico molto molto bello, e la applico nella parte inferiore dell'occhio, tra le ciglia. In questo modo. Adesso vado ad applicare un eyeliner blu. Di questo colore qui, blu metallizzato. Spero che lo vediate. Vado a fare una linea molto molto sottile nella parte sopra dell'occhio, nella rima superiore dell'occhio. In questo modo. Una matita nera. Vado a fare la parte interna, la rima interna superiore dell'occhio. Quindi alzo un po'. E passo la matita nera. E faccio la stessa cosa, però arrivando a metà occhio nella palpebra, nella rima interna inferiore. Mascara. Io vado ad utilizzare un mascara con questo tipo di scovolino che permette di che ha all'interno delle microfibre che permette, diciamo, di avere un effetto volume allungante.
look degli occhi è terminato. Vado a dare una rifinitura alle sopracciglia. Ed ecco qua, il look degli occhi è terminato. Adesso andiamo a fare il resto del viso. Sul resto del viso vado innanzitutto ad applicare un correttore. E questo è un correttore illuminante. Ok, dopodiché vado ad applicare la mia BB cream. E poi un velo di fondotinta minerale. In questo modo avrò coperto le mie imperfezioni, però in maniera molto molto leggera. Perché diciamo, voglio che la mia pelle, soprattutto in questo periodo che comincia a fare caldo, respiri un po' di più. Adesso vado a fare un po' di contouring con una terra. E poi vado ad applicare un blush color pesca. Qua. Il look è terminato e io vi mando un bacio, spero che vi piaccia, ciao! Ah, scusate ragazzi, dimenticavo ovviamente le labbra. Vado ad applicare un rossetto di questo colore qua, che è un, non so se lo vedete, è un rossetto color carne sui toni del rosa, ovviamente mi è finito, quasi.
Ecco qua. Ora il look è veramente finito. Io vi mando un bacione. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!